Secondo me grande disponibilità da parte dei giocatori, considerato che ieri e l'altro ieri abbiamo fatto doppio caricando con pesi, navette e quant'altro. Quindi da questo punto di vista contentissimo. Dal punto di vista del gioco, secondo me abbiamo avuto dei momenti discretamente buoni, a degli altri dove c'era un discreto confusione in campo. Ora non mi viene, comunque abbiamo fatto sicuramente un po' di confusione contro una squadra che d'Italia, soprattutto negli esterni d'Italia, e che aveva già fatto una partita e quindi ci aveva sicuramente in questo momento qua avere una partita in più o meno può fare la sua differenza. Però direi, partendo appunto dalla disponibilità di tutti, bisogna essere molto contenti, Con Canier obiettivamente cambia molto dal punto di vista, diciamo, del modo di giocare che ha questa squadra nel pacchetto esterni, no? sì. Sì, beh, sicuramente lui è il giocatore che ci può dare qualche scintilla in più, insomma è stato preso anche per quello e è quello sicuramente fisicamente più in ritardo perché è arrivato appunto in ritardo. Però sono contento anche degli altri, insomma. Dopo pochi giorni, insomma, trovarsi e giocare insieme non è così semplice, non è così banale, ecco. Dopo pochi giorni con tante facce nuove, perché è vero che ci abbiamo quattro vecchi, ma è vero che gli altri sono nuovi e quando li mischi sono tutti nuovi, quasi. L'atteggiamento anche difensivo che ha avuto Palumbo mi è piaciuto, cioè nel senso ci sta, prova ad essere tosto fisicamente, aiuta il rimbalzo, ma questo ce l'aspettavamo, per me è stato un buon esordio. Assolutamente, sono d'accordo con te e secondo me, diciamo, dal punto di vista difensivo tutti hanno provato veramente a piegare le gambe. Di squadra potevamo fare sicuramente a momenti meglio, ma qui il nostro alleato è il tempo, insomma. Abbiamo fatto oggi era l'undicesimo allenamento, quindi. Una battuta anche su Carroll, forse ha provato un po' a farsi vedere. Sì, forse ha forzato qualcosina, però io penso che in questo momento ce lo teniamo così, nel senso va bene che forzi qualcosina. Lui secondo me ha delle grandi possibilità in questo campionato e l'ha già dimostrato. È cambiato il suo livello di gioco, cioè deve cambiare il suo livello di gioco. L'abbiamo fermata un po' troppo, loro mettevano le mani addosso, bene, bel test e quindi. Poi per la verità, noi finora ci siamo allenati quel poco di attacco che abbiamo fatto contro una difesa normale. Loro oggi sul pick and roll, perlomeno la prima metà di partita, hanno fatto show. Insomma, siamo andati a volte anche un po' in difficoltà. Cioè,